Bene, amici di Easy Android, benvenuti. Siamo quest'oggi con Vincenzo Ingenito, il nostro admin. Salve. E vogliamo partire con questo con questa nuova proposta, quindi fare una specie di TG. Poi ci darete consigli, ovviamente, sulla pagina, sul canale YouTube. Ovviamente tanti mi piace, mi raccomando. E comunque, quindi. Partiamo con questa prima parte del nostro TG e quindi il nostro Vincenzo ci vuole dire qualcosa. Dicci, Sì, Vincenzo. allora io prima cosa devo ringraziare tutti i fan della pagina che da un anno e un mese sono con noi, mettono tanti mi piace, condividono le nostre foto, a volte un poco belle, a volte bruttine. Da 4-5 mesi abbiamo il nostro nuovo blog, che poi è diventato un sito. Siamo davvero contenti delle visualizzazioni, tutto sta andando bene. Manuel ci sta dando una mano con il canale YouTube. Per ora va tutto bene, speriamo solo che continuiamo così. Allora, questo nostro appuntamento sarà un appuntamento che faremo ogni circa 3-4 settimane, dove noi faremo un riassunto di tutto quello che è successo sul mondo Android. In questo In caso, particolari sì, in eventi. particolare eventi tipo i congressi dove si presentano telefonini, sempre ovviamente Android, eccetera, eccetera. In questa settimana. Sì, partiamo dalla Samsung Premiere, l'evento Samsung che si è fatto qualche giorno fa, e dalla presentazione di alcuni device che comunque già abbiamo visto, da rumor, e comunque Samsung li aveva presentati online. Parliamo di S4 Mini, di S4 Active, S4 Zoom, e la Galaxy Camera, la nuova, la NX, quindi una Reflex. E quindi vogliamo darvi qualche parere in merito, pur non avendo riprovati, diciamo che speriamo di provarli presto, se li riusciamo a provare, e spero che saremo in qualche altro evento anche noi, magari Speriamo, l'anno prossimo, speriamo. se il nostro admin ce lo concede, Sì, se lo consente. speriamo. Allora, la prima cosa che mi ha impressionato di più è stata l'S4 Mini. È vero, tutti quanti dicono sempre la stessa cosa, ma perché acquistare questi telefoni? Perché si fanno sempre tutte queste versioni di un S4 Zoom? Però per me non tutti, per esempio, non tutti vogliono il telefono grande, uno smartphone di 4 pollici, 5 pollici. Sì, ci Vogliono credo. anche uno smartphone più piccolo, più pratico, specialmente le ragazze, non hanno bisogno di un telefono Sì, forse enorme. il nuovo dispositivo con 4,3 pollici, Sì. diciamo, è abbastanza giusto come dimensioni, Dimensioni. in generale. Ora diciamo un po' le caratteristiche in generale. Abbiamo un processore che è un dual core, uno Snapdragon 400 con clock 1,7, un Adreno 305 come scheda grafica, quindi GPU, e RAM 1,5 GHz. La memoria, diciamo che ci sarebbero due versioni da 8 e 16, però in Italia si parla 8, secondo me è cosa Sì, giusta, non che ne dici? Cioè, c'è bisogno di una diciamo, grande memoria. in generale è un device non top, quindi 8 GB vanno più che bene, poi sono espandibili ovviamente, quindi non ci sono grandi problemi. Il display, come dicevo, è un 4:3 con risoluzione 960x540, fotocamere 8 megapixel la posteriore, e 1,9 quella anteriore, quindi Sì, anche qui non male, abbastanza non male. completo. E addirittura abbiamo l'LTE a 100 megabit per secondo che abbiamo visto sull'S4 tradizionale, Non diciamo, se così male. vogliamo definirlo. E quindi comunque buone potenzialità. Ci saranno modelli soltanto 3G, ma comunque questo qui LTE che dovrà arrivare in Italia, mi sembra più performante. Android al 4.2.2, con la Nature X ovviamente, e la batteria è della 1900 Ampere. mAh. I grammi sono 107, quindi è davvero leggerissimo, e le dimensioni sono di 124,6, 61,3 e 8,94 i millimetri dello spessore. Do anche io qualche dico anche io qualche considerazione su questo mini.
Beh, allora diciamo che anche io sono sulla stessa linea d'onda di Vincenzo, anche se diciamo tutte queste varianti, adesso è previsto anche un S4 con Snapdragon 800, ovviamente sono in iscrizioni, però diciamo che si completano la gamma, ma infastidiscono alcune volte qualche utente che alla fine ha comprato l'S4 Vabbè, sì, tradizionale. questa E sì. così via, però diciamo che il Mini è un buon device e secondo me l'unico device che andava a completare la famiglia S4, Sicuramente. diciamo, perché gli altri sono un po' degli ibridi, poi vedremo in seguito. E comunque non è l'unico che mi piace effettivamente particolarmente perché proprio come diceva lui è destinato a un pubblico parecchio diverso, un Sì. pubblico che vuole rimanere al top come device. Ma che non gli piace il display grande, non gli piace Non ha bisogno di grandi potenze, la diciamo grande potenza, comunque. diciamo. Poi anche il prezzo è abbastanza competitivo, 4,50, Che poi ovviamente scende considerando da che scende Samsung. poi anche successivamente e anche vertiginosamente di parecchio, lo si riesce a trovare forse quasi da subito a 450, a 400 e anche Euro, meno. sì. Passiamo ad un altro device presentato sempre lì a Londra, l'S4 Zoom. Qua qualche critica Sì, la l'ho farei, fatta, sì. E perché diciamo, vabbè, caratteristiche simili, identiche. identiche a quelle dell'S4 Mini, quindi 4.3 QHD, 60x540, un processore che in questo caso ha una clock a 1.5 e non a 1.7, però Molto è lo stesso processore. Sistema operativo lo stesso, ciò che cambia è il fatto che ha la fotocamera nella parte posteriore. Possiamo dire che è un telefono con attaccato dietro una videocamera bruttino. digitale, fatto molto male dal punto di vista Estetica, estetico. sì, infatti. Fotocamera posteriore da 16 megapixel, quella anteriore da 1,9, posteriore che ha l'obiettivo estraibile, quindi ha un obiettivo che è per 10, quindi addirittura molto buono, diciamo. Sì, non male. Però È comunque un Che telefono. utilizzo ne fa? A che Che scopo? fascia di mercato? A che utenza è destinato questo device? Non lo sappiamo in generale, perché è un device destinato, non lo so, forse a un'utenza che ama i device, che La ama la fotografia. tecnologia, la fotografia, e quindi, beh, non lo so, che utilizzo se ne può fare di un device del genere, perché poi chiama la fotografia, scusate, non prende sicuramente un Non è comunque device una del reflex. genere, perché non è una reflex. E comunque il prezzo oscilla tra i 450 e 500 euro, quindi che Troppo. sono veramente tanti. Poi un'altra cosa che voglio affrontare è il fatto della comodità nel portarlo nei pantaloni, oppure comunque l'usabilità, che non mi sembra delle migliori, essendo un device molto spesso. Parliamo di veramente tanti tanti millimetri, non mi ricordo adesso se riusciamo a trovarlo, ve lo dico Comunque è anche. scomodissimo. Comunque Sarà scomodissimo, quindi 15 minimo. millimetri, diciamo, quindi Diciamo. sono 1,5 cm, sono tanti. Avere poi quell'obiettivo dietro anche quando si telefona, È un non so, mattoncino. vorrei vedere qualcuno che telefona con quel device. E Mentre questo l'active è quello che piace a te. L'Active, sì, mi è piaciuto tanto perché come caratteristiche quella che mi piace di più forse in assoluto è proprio la resistenza all'acqua, resistenza Bello alla idea. polvere, perché sono chicche che mi piacciono molto, il modello Rugged mi piace davvero tanto, e proprio questo Active che comunque completa la gamma Galaxy S4. Che però dal punto di vista estetico non mi è piaciuto tanto, lo dico apertamente, perché i tre tastini avanti così mi danno un po' di vecchio, di cose già viste, però in generale è un device fatto bene secondo me. L'unica cosa che differisce da S4 standard è la fotocamera che è da 8 megapixel e non da 13, e il display che è un LCP e non Super AMOLED come Samsung ci ha abituati, e questo più che altro in generale. Di differenze non ce ne sono tantissime, e poi diciamo che quello è il device. Però non so, tutte queste versioni di S4, torno sul discorso di prima,
non tanto mi piacciono, anche se l'Active, come vi ho detto, è per me un device abbastanza Da completo. vedere, Sì, da da provare. provare soprattutto, perché comunque le dimensioni rimangono le stesse. Quello che noto è che poi forse in giro non si troveranno cover, cose del genere. Quello stavo vedendo in se era il caso o meno di passare. Perché volevo fare quasi l'upgrade a Sì. questo Active, però ho avuto per un po' di tempo Galaxy Grand, quello che abbiamo provato poi, Grandioso. sì, il Grand Duos, e ho notato che in giro quello che, proprio perché è un telefono raro, proprio perché forse ci sono Difficile trovare tantissimi accessori. Galaxy, è tanto difficile trovare custodie e queste cose qui, quindi credo che l'Active abbia lo stesso problema, mentre per S4 ad esempio se ne trovano a bizzeffe Le online, vendiamo pure noi. Sono le nostre inserzioni B, vabbè, quello è un volendo discorso che faremo successivamente. successivamente. E quindi tu che ne dici di questo Active Mi piace, non lo comprei, però mi piace. Non male, invece? non male. Io lo comprerei, Sì, vabbè. se l'hai capito, Parliamo della Galaxy Camera nuova. sì, della Galaxy Camera. Allora, Ti lascio sempre a te la parola perché sì. sei attrezzato più di me. Allora, la Galaxy Camera nuova, allora, premetto che mi è piaciuta abbastanza, poi quello che secondo me va considerato è soprattutto il prezzo, perché vabbè, è un dispositivo completissimo Android, quindi massima condivisione, quindi veramente social al Al massimo come massimo, sì. camera, è una reflex, quindi fa anche ottime foto, ha obiettivi intercambiabili. Ovviamente anche in questo caso come la Galaxy come il Galaxy S4 Zoom, Zoom. scusate, è destinato a una fetta di mercato, questa qui forse è anche un po' più grande, però in generale bisogna vedere il prezzo, perché se le indiscrezioni sono vere mi sembra intorno ai 1200 euro possa costare Ciao. questa camera. Beh, non so quanta gente possa acquistare un device del genere, Invece di comprare destinato, destinato soltanto secondo me a, forse a questo punto ai fotografi, però secondo me, facevo una riflessione prima, pensavo questa Galaxy Camera UX, allora è buona perché è molto social, Android, quindi tutte le cose che ne conseguono di Android. Però se è destinato ad un pubblico più tecnologico, se invece è destinato al professionista, diciamo, se è solo il professionista che può comprare a questo prezzo la Galaxy Cam, la comprerebbe? Perché diciamo che a parità di prezzo. non credo la comprerebbe. E soprattutto perché non è un tipo social, non deve condividere la foto No. subito. Quindi, se il prezzo è più modico, anche intorno ai 700-800 euro, forse avrebbe più senso È e più una mercato. fetta di utenti maggiore ne può usufruire. Sì. Perché così diciamo che è un po' inutile. È questo più che altro che quello che dicevo. Comunque, caratteristiche anche in quel caso al top 4,8 pollici. Quanto la Galaxy Camera precedente, la Un bel tradizionale, processore. un bel processore, un quad core con clock a 1,6, quindi veramente caratteristica Ottimo. top, e anche Android 4.2.2 da schermo. Che presto arriverà su Galaxy Note 2 e S3. Guardiamo. Speriamo, Speriamo. speriamo presto. E con questo più o meno abbiamo concluso per quanto riguarda la Samsung Premiere. Se volevo Ecco. aggiungere qualcosa, Vincenzo. Vabbè, Samsung ormai sta diventando sempre di più potente, ovviamente. Sì, Samsung sempre più potente, Fa sempre ridere. più device. Un consiglio che vorrei darle, però, non così tanti device, perché secondo me, soprattutto se presentano questo device con Snapdragon 800, molti utenti possono allontanarsi da Samsung perché diciamo Il proprio che. smartphone svaluta. Svaluta notevolmente, già svaluta di per sé, Sì. poi si aggiunge questa ulteriore cosa e non lo vedo proprio un device, cioè quindi una scelta positiva, diciamo, perderebbe clienti. Altre cose che sono state presentate, vabbè, sono device non Android, l'ATIV-Q diciamo che è un ibrido, ma non ve ne parliamo perché in generale il sistema operativo Android è installato su quello
di Microsoft, quindi non ci sembra il No, caso. non solo Android, per ora. Per ora su Android. E poi altri colori per S4, abbiamo l'azzurro, il giallo, quindi Il rosa che sarà richiestissimo dalle dalle ragazze, ragazze. quindi forse un pochettino il fatto che arrivano tardi anche queste Sì, colorazioni, infatti. cioè quando la gente già ha acquistato il device, preferiremmo anche in questo caso che il device sia Sia disponibile in se, tutte le colorazioni già fin da dall'inizio. subito, Sì, fin da fin dalla subito. commercializzazione iniziale. Va bene, E poi questa come importante questa settimana è successo che questa cosa di che S3 e Note 2 dovranno essere aggiornati alla 4.2.2. Dovevano sì. essere aggiornati in questa settimana, poi c'è stato un piccolo ritardo. Ci sarà un piccolo ritardo fino a forse settembre. Sì, perché molto probabilmente diciamo che anche perché non è venuto tanto S4. E poi per speculare, diciamo, su Note 3, Sicuramente. nel senso che diciamo, se fanno subito la 4.2 per questi device, molto probabilmente la gente sceglie questi device, quindi Note 2 ad esempio, al posto di Note 3 Che che uscirà poi sta a per uscire, settembre. che uscirà a settembre, Ovviamente. ottobre, quindi che uscirà proprio in quel frangente, diciamo. Vabbè, per tutti gli aggiornamenti, voi tenetevi aggiornati sul nostro sito. Raccomando, Che è mettetelo anche bello. cambiato stilisticamente Sì. ultimamente. Grazie ai nostri Blogger, diciamo. blogger, nostro staff Simone per la parte grafica, Manuel per la parte web design, eccetera, eccetera. E poi i nostri articolisti Anita, Eros e Alessio. Spero di non aver dimenticato nessuno. No, sono questi qui. Mi sembra di sì. Per ora. Sì. Mettete tanti mi piace, mi raccomando, alla pagina, al canale YouTube. E Mettete. al video È al soprattutto, video. e fateci anche Sapete sì. commentate il progetto, quindi, che stiamo iniziando qui oggi, cioè diteci cosa volete in particolare, Se volete di farci delle cosa volete domande, parlare e anche le domande, magari perché potete no, e quindi poi fare incentrarlo su quello. Altre review quindi arriveranno nel a corso dei breve. prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati. Date uno sguardo alle nostre magliette che abbiamo appena fatto. Qua c'è il sito e qua il nostro logo. Sperando che vi piacciono. Vi Quindi salutiamo. è Alla prossima. tutto da Emanuele Lombardi e Vincenzo Ingenito. un saluto.